Invece la storicizzazione dell'insieme di tutte queste vittorie reali sarà poi a disposizione di tutto il nostro io quando il Dio in croce in noi riscatterà la sua croce e acquisterà l'onnipotenza del suo io relativo e a quel punto attuerà il suo io relativo, come facciamo già noi oggi relativamente al nostro mondo reale, per esempio su internet. Quando noi abbiamo capito che il nostro io della conoscenza soggettiva lo possiamo superare attraverso il nostro collegarci agli altri io attraverso una rete reale, internet, e ci avvaliamo dell'apporto del prossimo, collegandoci con i loro siti fin quando ci torna comodo, quando noi facciamo questo, facciamo proprio l'esemplificazione reale di quello che accadrà per sempre all'uomo alla fine di questa esperienza reale, che potremmo immaginare come l'esperienza reale che ciascuno di noi oggi sta facendo sul suo computer, prima di collegarsi poi con tutti gli altri attraverso una rete internet. A noi è stato dato un libro unico della nostra vita per essere visto tutto quanto, prima di poter definire su una base certa e tutta definita qual è il modo infinito per superarla. Se noi non vediamo tutta la nostra vita, non possiamo ricevere la vita del prossimo da gioire a nostro modo esclusivo, il prossimo nostro come noi stessi. Perché Dio non è solo nella parte uno che è in potenza, ma anche nella parte tutta in atto, in cui ciascuno di noi è in atto con tutto il suo prossimo. Il Dio Trinitario esiste nel suo Spirito Santo in assoluto e in quei padre e figli reali che esistono reali qui nel nostro mondo reale. È anche un elemento ideale che si è crocifisso nella nostra croce reale. Di conseguenza, Dio non comprende solo quel valore assoluto che esiste in tutto di noi come ideale di Dio, ma esiste anche nella realtà concreta e determinata in ciascuno di noi. Dio è l'ideale supremo che libera ogni io dal suo io relativo e lo sublima, solo che Socrate lo immaginò come un prodotto dell'uomo, mentre invece esso esiste anche al di là dell'uomo, che mentre mette in relazione tra di loro reale padre e figlio, ha anche la presenza dell'unità che vale il loro rapporto, che non dipende dal rapporto, ma è il rapporto stesso nel suo essere. Così anche noi. Noi non siamo soltanto il nostro essere materiale che stiamo vedendo qui. Noi siamo in un'essenza infinita che per ora stiamo vedendo solo nel nostro limite, e siamo angosciati quando vediamo compiersi il male e ci chiediamo: ma Dio, dov'è Dio se lascia accadere il male? Ma se ce lo chiediamo è perché stiamo credendo nella verità unilaterale che stiamo vedendo nel suo farsi, e non ci rendiamo conto che questa realtà vista nel suo farsi vale così perché si poggia sul suo antitetico disfarsi, che è il mondo di Dio, che parte da tutto il disegno messo in atto e lo riporta tutto nel suo potenziale assoluto e divino. Questo è quello che vale veramente ed è in relazione al nostro spirito divino. Noi stiamo già tornando al Padre, ma stiamo vedendo non il nostro verso magnetico, la nostra dinamica elettrica. E quella ci porta, per fortuna nostra, alla percezione di una vita che finisce. Perché se non arrivassimo a una vita che finisce, non potremmo finire mai la lettura reale di questo libro per poter poi occuparci e vedere realmente gli altri libri. Quando abbandoneremo il nostro libro e tutta la biblioteca delle possibilità divine che sono aperte e sono a disposizione, saranno a disposizione di tutti noi, ci verranno offerti nel modo esatto con cui busseremo.